La riserva naturale di Campotrera è stata istituita nel 1999 dalla regione Emilia-Romagna per le sue peculiarità e unicità naturalistiche, storiche e paesaggistiche. La riserva di Campotrera è anche un geosito regionale, è parte di un sito di importanza comunitaria, parte della rete Natura 2000 e non da ultimo è stata inserita nella riserva della biosfera MAB UNESCO dell'Appennino Tosco-Emiliano. La riserva di Campotrera è anche è parte del paesaggio naturale, seminaturale protetto della collina reggiana. Numerose quindi sono i vincoli e le salvaguardie di questi luoghi così delicati e così pregevoli. Siamo nelle terre Matildiche, nelle terre di Matilde di Canossa. La riserva ha un'estensione di 42 ettari. E a pochi passi possiamo ammirare i castelli matildici e visitarli, la rocca, la fortezza di Rossena, la torre di Guardiola di Rossenella, che è proprietà del comune di Canossa, e il castello conosciuto in tutto il mondo, il castello di Canossa e i suoi splendidi calanchi. Credo soprattutto che sia importante appunto per proteggere, per tutelare ambienti importanti e anche in un certo senso fragili come questi, sia importante fare rete fra tutti gli attori istituzionali, ovvero in primis il comune tra l'ente che gestisce, che sono gli enti Parchi Emilia Centrale, quindi la regione, e tutte quelle altre istituzioni, il Parco Appennino, infatti Costanza, il tecnico dell'ambiente appunto citava che facciamo parte anche dell'area MAB UNESCO e oltre al MAB anche le altre istituzioni che sono il Centro di Educazione Ambientale, un'istituzione per noi molto importante con la quale collaboriamo da tempo perché uno dei primi obiettivi che l'amministrazione si è posta è quella di potenziare l'attività di educazione ambientale nei confronti delle scuole e dei ragazzi, non solo appunto attraverso attività didattiche fatte in classe ma anche direttamente alla aperto. Oltre all'attività di educazione ambientale, cerchiamo di promuovere anche delle iniziative per far conoscere appunto questi ambienti e quindi per fare divulgazione rispetto alla riserva naturale. Credo che in questo caso sia importante anche ribadire un altro aspetto, la collaborazione che c'è all'interno di questo territorio con le associazioni di volontariato. Diciamo che per noi è un aspetto molto importante. La necessità di reperire materiale lapideo per le massicciate stradali e per la costruzione delle ferrovie ha fatto sì che anche la rupe di Campotrera e di Rossena fosse soggetta ad un'attività estrattiva. Naturalmente sono ancora preservate tracce di questa antica attività estrattiva all'interno della riserva, anche alcuni manufatti, e per cui si può parlare anche di questo valore proprio di archeologia industriale. Questa attività estrattiva è stata molto importante anche per le famiglie, per la comunità locale, per l'economia locale, a tal punto che le persone hanno un grandissimo legame, i locali, con questo luogo e con la riserva, legami dei ricordi dei loro familiari che venivano a lavorare per estrarre questo materiale basaltico, di com'era importante per la vita di quei tempi il lavoro. E a tal punto che sono proprio anche loro i volontari che manutengono i sentieri dentro la riserva e che vengono a vigilare che tutto il contesto sia perfetto per poter essere fruito nel migliore dei modi. Qui c'è una roccia particolare che si chiama basalto, che ha delle caratteristiche di origine eruttiva, però è un'eruzione sottomarina avvenuta in un periodo molto conosciuto, il Giurassico, in quello che era un oceano, quindi è una cosa abbastanza sensazionale. La cava e mette a nudo quella che è la struttura della roccia, quindi queste lave a cuscino così chiamate dai geologi, che ci permettono di stabilire proprio con certezza che erano eruzioni sottomarine, ma non di un vulcano singolo, ma addirittura di una spaccatura che c'era in fondo a questo antico oceano. E in mezzo alle argille che costituiscono la prevalente roccia,
e della zona collinare qua di Rosena, di Canossa, e ci sono inglobati ogni tanto questi scogli rocciosi di roccia vulcanica che appunto creano questi ambienti particolari, resistono all'erosione rispetto alle argille, quindi emergono e addirittura sono poi stati usati per i nostri castelli, quindi nel periodo medievale. Sono stati trovati dei minerali unici a livello mondiale. A Campotrera, nelle ofiliti di Campotrera e di Rossena, è stata rinvenuta la datolite nella sua varietà rosa e rossa. La datolite è un minerale, è un esosilicato di calcio e boro, e al suo interno è presente questo ossido ferroso che ha dato questa particolare colorazione. Campotrera è stata meta di numerosi appassionati di geologia e di mineralogia, e che hanno però anche deturpato i luoghi. Ora all'interno della torre di Rossenella e nella cisterna del castello di Rossena è presente un'esposizione di questi minerali.